Telefonate continue a qualsiasi ora del giorno e della notte, messaggi, minacce, appostamenti e pedinamenti, un crescendo di molestie che ha fatto sentire la vittima come braccata, incapace di avere il pieno controllo della sua vita. La vittima, una donna di Pulsano, che ormai esasperata all'ennesima minaccia ricevuta, addirittura sull'uscio di casa, ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri. In manette per minacce e atti persecutori è finito l'ex marito della donna, un uomo di 49 anni che non avrebbe accettato la separazione dall'ex moglie, nutrendo nei suoi confronti una forte gelosia, peggiorata dalla nuova relazione intrapresa dalla donna ed esternata con comportamenti sempre più opprimenti. In breve tempo i militari dell'arma sono riusciti ad accertare con riscontri investigativi inequivocabili le responsabilità dell'uomo, elementi che nel complesso sono stati valutati nell'ambito del processo penale dal giudice che ha concluso con una sentenza di condanna. L'uomo dovrà ora scontare una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione presso il carcere di Taranto, dove è stato condotto. Le vittime di atti persecutori possono chiamare il numero telefonico 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24. In ogni caso ci si può rivolgere al 112 per chiedere un intervento di emergenza oppure recarsi alla stazione dei carabinieri più vicina per presentare una denuncia.